Sono reiniziatevi con le sfide. Stiamo seguendo il Barcellona. Qua sto vedendo. Qua stiamo vedendo palla ancora, possesso palla per il Barcellona. Allora, ecco, anche stiamo vedendo anche il Lione. Vi ricordo che da quello che ci arriva in Gemeria, in cuffia e regia Allianz Arena, calcio. Stiamo vedendo la diretta del gol nostra. Ecco qua. Sì. Ecco ancora palla rimessa laterale per il l'Olympiakos. L'Olimpia campione della punizione. Bello schema che si era inventato i giocatori del Bayern Monaco, ma non ci sono riusciti questo secondo tempo. Qua fa andare fondo ancora, era fuori gioco per uno dei giocatori del Bayern Monaco. Ricordo qua Arsenal 2 Dinamo Zagabria 0. Ecco, stiamo seguendo le partite. C'è rimessa a fondo per l'Olympiakos. Questo secondo tempo seguiremo tutto in diretta e in esclusiva della Champions League. Poi Lione, dopo andiamo a, ecco, fuori gioco, fuori, mi sa, fuori, sì, fuori gioco. Fuori gioco, e noi vi ricordiamo Barcellona 3, Roma 0, Arsenal 2, Dinamo Zagabria 0. Lì, ecco, McAvoy arriva 0, Chelsea 1 e McAvoy in 10 uomini, me lo ricordo per chi si è scollegato poco con noi. Arsenal 2, siamo nel campo dell'Arsenal, ci spostiamo. Adesso c'è la palla proprio per i giocatori dello Zagabria, del Dinamo Zagabria ancora. Palla, fanno il tie dai vanno al centro, nella loro metà, nel centrocampo. Ecco ancora adesso una partenza, velocità dei giocatori del Dinamo Zagabria. Ancora partono i giocatori dello Zagabria, ma c'è un giocatore dell'Arsenal che vogliono fermare ancora in palla indietro. Palla, stanno giocando verso passaggi. Stiamo vedendo un po' più verso passaggi. Andiamo. Ecco qui. Andiamo. Bella per lo Zagabria, che vuole recuperare. Ancora. Nuovo passaggio. Adesso vuole il tiro. Il tiro. Che errore. Potevano tirare. Hanno tirato adesso. C'è uno sbaglio di un giocatore di Zagabria. Ancora però. Sbaglia anche lui. E riparte per palla per il Chelsea. Per l'Arsenal. Ancora. Rimessa laterale per il Dinamo Zagabria. Ecco il calcio d'angolo che c'è stato poco fa, ve lo commentiamo in diretta, mi sa che c'è stato anche una involontaria. Adesso c'è rimessa con le mani per l'Arsenal. Rimessa con le mani per l'Arsenal. Noi siamo sempre con la nostra diretta studiata diretta gol. Noi andiamo in onda il martedì, perché sono esclusive per il martedì, e stiamo sempre andando in Porto 0 Dinamo Kiev 1. Anche questa c'è come partita, però non me la, ecco, non
ancora. Sa che c'è rimessa per, con le mani per l'Arsenal. Sì. Barcell, andiamo. Barcellona 3 Roma 0. Come capita la Viv 0 e anche 10 uomini Chelsea 1. Ancora palla. Palla per l'Arsenal in questo istante. Stanno giocando un po'. Vanno oltre la centrocampo. Ancora. Arriva ancora. Lione 1, Genk 1. Ancora palla. Giocano bene. Bene, bene, bene. Bayern Monaco 3. Siamo ancora a Monaco. A Monaco di Baviera per Bayern Monaco 3. Olimpiaco 0. Ancora palla per il Bayern di Monaco. Il Bayern di Monaco ancora passaggio per un stanno ecco stanno facendo giusto dei passaggi bella 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 è troppo bella perché noi siamo la radiocronaca ufficiale della Champions League, noi questo facciamo e vi ricordo che l'anno prossimo non c'è rigore, c'è, mi sa che ha fischiato punizione. Munizione rigore rosso 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 per un giocatore del Bayern, rosso e c'è, mi sa rigore rigore rosso e rigore rosso diretto, è uscito, non ha manco giallo, ha dato rosso diretto, andiamo a vedere dalla grafica chi è, mamma mia sta abbandonando il campo Bayern Monaco, è Holger Bad Stuber, Holger Bad Stuber 10 Bayern Hobel Bad Stuber esce perché c'è calcio di rigore per, mi sa, calcio di rigore per l'Olympiakos che può rimettere almeno riaprire la partita, può riaprire almeno la partita, questa è la partita noi con il commento stiamo proprio in grande, non il commento, stiamo in difficoltà a capire se è punizione o rigore. Perché mi sa che punizione. Ah no, punizione. Punizione. Allora mi sbagliavo io. Ho visto male perché l'azione era, mi sembrava più dentro che fuori. Quindi Bayern 3, Olympiakos 0. Noi andiamo. Ecco, andiamo a seguire. C'è il Bayern Monaco Olympiakos. Ancora. Meccavi, anche il Meccavi contro il Chelsea, Meccavi 0, Chelsea 1, Meccavi in 10, come il Bayern di Monaco, che è in 10 uomini, Porto 0, Dinamo Kiev 1, Lione 1, Genk 1, punizione per l'Olympiakos, sta tenendo questa punizione, l'arbitro sta sistemando tutto, e il portiere del Bayern vuole sistemare la barriera, adesso va all'Olympiakos, un giocatore dell'Olympiakos sta... andando a battere calci punizioni a vedere, mamma mia, la manda sopra la traversa, ma mi sa che c'è stata una deviazione, se non mi sbaglio, deviazione, mi sa calcio d'angolo per l'Olympiakos. Andiamo, ecco, ci scogliamo a Maccabi, colleghiamoci a Maccabi, ancora, ecco, passaggio per il Maccabi, ancora. Palla per il Chelsea vuole raddoppiare, il Chelsea deve vincere, arriva ancora, passaggio così, non è che mi sta piacendo molto questo Chelsea, perché Mourinho quest'anno sta facendo davvero male la sua avventura con il Chelsea, ancora il Chelsea, palla per il Chelsea, ancora, e la palla è riuscita, rimessa dal fondo per il Maccabi Tel Aviv. Rivediamo l'azione che la chance sì che ha avuto, era in posizione regolare che ha avuto il giocatore del Maccabi, poteva pure tirarla un po', però peccato che gli è arrivata un po' angolata la palla, troppo, se no poteva anche segnare. Ecco, andiamo a vedere, ecco, stiamo commentando le partite. Allora. Ecco, vi ricordo che noi dopo faremo il post gara di queste partite. Barcellona 4 gol.
gol di Piqué. Mamma mia, l'ha affondata il Barcellona la Roma. La ha affondata. Mamma mia, che mostri. Che mostri. Che mostri. Che l'ha affondata Piqué. Ha segnato il gol della liberazione. Gerard Piqué. Il gol è andato e va a Gerard Piqué. Esce Gerard Piqué. Esce proprio l'autore del gol. Autore del gol. Mamma mia, rimessa con le mani di Saper, la Roma rimessa. Rimessa per la Roma. Mamma mia, si è liberata anche Piqué, però non c'è sta storia. La Roma sta perdendo 4 palloni, gliel'ha infilate a Szczęsny. È un granché. È stato un passaggio però di Leo Messi, che è tornato in campo con una voglia strepitosa Leo Messi. Noi ci stiamo noi non noi Dani Alves, noi dovremmo qua. Vediamo. Il tuo tocco è del giocatore romano. La palla andrebbe attribuita al Barcellona, rimessa per il Barça. Come adesso che l'immagine andava col replay, noi abbiamo solo visto quell'azione. Noi facciamo un giro di risultati. Lione è ancora 1-1. E poi gli altri, vi ricordo il. Poi Arsenal 2, Arsenal 2, diciamo, Zagabria 0, Bayern 3, Olympiacos 0. Porto 0, Dinamo Kiev 1, Maccabi 0, Chelsea 1 e Lione Genk 1-1. Genk 1-1. 1-1. E quindi stanno seguendo la partita del secolo. Bella e bella, bella ancora, ancora per il Porto. Che palla che ha avuto il Porto sul Dinamo Kiev. Che palla che ha avuto. Tira, ma la para, la para, la para, la para. Questo, la para. Quindi è una partita bellissima. È una partita troppo bella, una partita troppo troppo bella. È troppo troppo bella questa partita, è bellissima questa partita. Questa partita. Ecco qua. Barcellona, Barcellona 5, Barcellona 5, andiamo a vedere che cosa è successo. Cosa è successo? Barcellona, andiamo a vedere, Barcellona, andiamo a vedere. Gol, quinto gol, quinto gol, chi l'ha fatto il quinto gol? Se si è Lionel Messi, dopo più di 2 mesi, 2 mesi è stato, è tornato, fa il classico, ma non è riuscito a segnare. Si sblocca Lionel Messi, si sblocca la Pulce, si sblocca la Pulce. Neymar ha passato a Messi, Messi tira la prima volta e poi la para Szczęsny, ma poi non ha potuto fare niente Szczęsny. Quindi la Roma prende 5 palloni nella porta, 5, 5, e ve lo ricordo, 5. 5 davvero strepitoso, ritorna in campo anche Lionel Messi al primo minuto e segna. Punizione per il Lione, c'è anche un giallo per un giocatore del Genk. Andiamo, punizione per il giocatore del Lione dal limite, bella partita anche questa, dopo noi faremo.